Di Maio è contento di come è andata qui, perché il popolo ha detto no. Voi siete per il referendum, ma visto però si è messo pure lo stemmino. Sì, quindi ce l'hanno dato alcuni cittadini che passavano qui. Buonasera a tutti, grazie dell'invito prima di tutto. Qui vi riporto soltanto quello che ho avuto modo di constatare nei tanti cittadini greci che ho incontrato, amici miei qui che studiano o che sono venuti a fare dottorati di ricerca qui in Grecia, e mi hanno spiegato un po' qual era il sentiment. C'è una cosa molto semplice: chi ha prestato i soldi dal 2010 ad oggi alle banche greche ha detto anche allo Stato greco come far rientrare quei soldi, attraverso, scusatemi, delle riforme che in realtà hanno portato a meno 25% del PIL greco. Allora oggi i greci, che si vedono dare un'altra ricetta da quelli che gli hanno prestato i soldi, cioè fate l'equivalente della riforma Fornero, aumentate l'IVA e svendete le aziende di Stato, giustamente dicono no, dicono guardate, mandateci qualche altra idea, perché quelle che ci avete mandato fino ad ora ci hanno fatto perdere il 25% del PIL. Ed è chiaro che votano no, e votano no nonostante una campagna di terrorismo mediatico che c'è stata qui, indiscutibile, che ha portato i greci addirittura a spaventarsi del domani, quando tutti sanno che domani, con questo no, l'unica cosa certa è che la Troica non può proporre a Tsipras la riforma Fornero, l'aumento dell'IVA e la svendita delle grandi aziende. E non è che il governo greco dice dateci soldi per nessun'altra riforma. Avevano proposto l'aumento della tassazione sul gioco d'azzardo o l'aumento delle tasse sul ceto più ricco, ma la Troica ha detto di no. Quindi ci sono due idee di Europa e di paese completamente differenti che si scontrano a quel tavolo, e che grazie a un referendum abbiamo potuto permettere a tutti i cittadini greci di poter decidere, di poter vagliare più che altro. E io credo che sia un punto di partenza non indifferente per raggiungere un accordo. Se noi avessimo fatto questo in Italia quando ci avevano chiesto di fare la riforma Fornero con un referendum consultivo, forse avremmo avuto più peso contrattuale per dire guarda, io i pensionati li mando in pensione a 61, a 62 anni, proponimi qualche altra cosa, perché per ora la riforma Fornero non si fa. Ma siccome abbiamo avuto e abbiamo dei cani da riporto della Merkel come Presidente del Consiglio, il risultato ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Abbiamo un operaio edile italiano a 67 anni su un'impalcatura 40 gradi di temperatura, e questo è il risultato della riforma Fornero.